Pingu, cosa ci sta preparando il mitico cuoco della Cornovaglia? Il cuoco della Cornovaglia Marcus Peterleit è venuto qui da noi stasera per cucinarci. Ma prima un aperitivino a base di alici marinate e una salsina fatta da lui con Rosa di Tenerife, che è diciamo, il tema della serata, per poi passare al risotto allo scoglio e orata in salsa agli agrumi e alle erbe aromatiche. E vedete come con devozione, oserei dire quasi con il culto della cucina, il nostro Marcus Peterleit ci prepara, vedete come cosparge il piatto, come se fosse incenso di prezzemolo. Con quali vini abbiamo accompagnato la serata, Pingu? Abbiamo accompagnato la serata preminentemente con vini muratori. Abbiamo bevuto il numero 0, il Pato Seguino, senza zucchero aggiunto nel dosaggio. E abbiamo poi bevuto un Comelli Rosé, sempre di Friulano. Abbiamo intravezzato con un Lucana classico del Garda. E adesso andremo su questo vino che adesso mi appresto a poter, che sono 3, 4, 5 ore che sono qui, un vino fantastico, un vino che si chiama Albarino de Fifanes. Cacchio. È un vino spagnolo della Rías Baixas, quindi della zona vicino alla Navarra. E lo andiamo ad assaggiare, forse adesso è il tempo di metterlo, prima che arrivi, di metterlo qualche minuto qui nel nostro refrigerato, perché è il caso. Questo accompagnerà il piatto di risotto allo scoglio del maestro Von Peterson. Le impressioni del maestro, due parole davanti alla telecamera. Cos'è che devo dire? Le impressioni, come prepari la serata? Beh, la serata comunque è stata iniziata un'idea dal sommeliere Marco Moreschini, e praticamente mi ha chiamato, mi ha detto facciamo una serata a cena a base di pesce. Ho fatto va bene, allora siamo andati a fare la spesa e quindi abbiamo comprato del tutto, sono stato invitato qua alla casa di Marco e ho cominciato a preparare un po' del tutto, quindi del tutto sarebbe dalla bruschetta con una salsa mia tipica, insomma un menù mio di tonno, pomodoro e altre spezie, e poi comunque niente, continuando mentre la gente chiacchiera, parla, canta e fa quant'altro, anche di molto di pornografia, quindi io ne faccio tanto, molto di più di pornografia con la mia cucina, quindi poi dopo la cucina pornografica, la mettono una bella donna sdraiata con un bel piatto, con un bel buon riso allo scoglio, porra e mangiarmelo. Grande. L'ultima domanda è l'ingrediente segreto. Ogni cuoco ha un ingrediente segreto. Qual è l'ingrediente? Ogni cuoco non dice mai il tuo segreto. L'ingrediente segreto rimane segreto. Un saluto. Grande.